Benvenuti in un nuovo video. Ebbene sì, da come avete letto dal titolo, ho acquistato un po' di novità sul sito di Versupplement. Ci voleva un bel unboxing, però prima di iniziare il video volevo dirvi giusto due o tre cose. Se vi state chiedendo dove ho acquistato questa collana che ho indosso, eccola qui, vi lascio giù nell'info box il link sia per acquistarla, vi lascio il codice sconto e vi lascio anche il video in cui proprio ve ne ho parlato bene, e, cioè nel senso che vi illustro proprio il sito, eccetera, eccetera, eccetera. Vi parlo un po' di questa collanina. Vabbè, sapete già che tutti i prodotti che vedete li ho acquistati sul sito di Versup, come già vi ho detto, e giù nell'info box trovate sia il sito per acquistarlo e trovate anche un codice sconto del 10%. Ci tenevo a dirvi un'altra cosa. Sì, vado molto veloce, altrimenti questo video non finisce più. Ci tenevo a dire che se state per effettuare un ordine sul supplement, ma non sapete, quello lo prendono, quello non lo prendo, boh, non lo so, chissà com'è. Mi raccomando, raga, non fatevi problemi, scrivetemi su Instagram, mi trovate come GiuliaMiFit, anche giù nell'info box trovate di tutto. Mi raccomando, non vi preoccupate, mandatemi screen, quello che volete, io vi aiuto, mi piace davvero tanto 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 guidarvi negli acquisti, quindi lo faccio, posso dire che comunque è una cosa che faccio tutti i giorni e quindi è una cosa che a me fa molto molto piacere. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, io direi di iniziare subito col video. Allora, come prima cosa capisco e vedo, da come potete vedere, è già utilizzato. Ho ricevuto questo pacco giovedì, oggi è sabato, ma ieri non ce l'ho fatta. Dovevo provare le nuove farine. Queste qui sono della Max Protein Oatmeal Gusto Big Crack. Sono le nuove farine, cioè i nuovi gusti che sono usciti. E devo dire che io, quando ho acquistato questo gusto, ho detto: ma chissà com'è. Infatti, vi ho fatto un bottino di idee che uscirà dopo questo video, in cui la proviamo insieme e vi dico quello che penso. Ma vi spoilerò già che è troppo buono, e il gusto tradotto è wafer al cioccolato. Vi dico solo questo e vi dico che se vi trovate bene con le farine di Max Protein, non fatevi scappare, ma anche se tipo volete provarle, questa qui non fatevele scappare, perché sono davvero molto molto buone, le trovate anche in offerta col codice sconto, risparmiate tantissimo. Sapete che ormai io le farine della Max Protein le adoro, perché i pancake vengono molto morbidi, quindi promosse. Vabbè, poi andando avanti, ho acquistato un'altra novità, che sono le proteine. Queste qua sono le whey normali gusto Snickers. Sono usciti due nuovi gusti, Snickers e Mars. Sinceramente Mars lo volevo prendere, ma era sold out, e quindi ho preso gusto Snickers. Non vedo l'ora di provarlo, perché mi hanno detto che fenomenale, sa proprio di burro d'arachidi, di cioccolato, quindi non vedo l'ora di provarli. È quasi un chilo, sono 800, quasi 900 grammi, sta scritto qua 875 grammi, non vedo l'ora. Poi ho acquistato i fiocchi, cioè secondo me non entra neanche nell'inquadratura, non so come farvelo vedere. Ho preso della allora Nutrition, non lo so, ma il nome non lo so pronunciare, ma questo bel barattolone di fiocchi d'avena. Sapete che io mi trovo bene con i fiocchi perché faccio i biscotti, e questo è un bel 1,5 kg e costa sugli 11 euro, quindi conviene davvero tanto 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 tanto, ed è gusto cioccolato, praline di cioccolato. Sono sincera, se mi trovo bene prenderò anche cocco, perché mi ispirava troppo, però ho detto vabbè, prendiamo cioccolato che andiamo sul sicuro. Poi è veramente un bello boccettone, bello grande, quindi adoro. Poi andando avanti, che sto pescando molto random, ho preso i wrap della Daily Life. Sinceramente mi ispiravano troppo e li ho voluti prendere, così li proveremo sicuramente insieme. Olè. Ho preso questi della Enerzona, non lo so. Comunque sono dei frollini, eccoli qui. Oh. Questi sono i frollini al cocco. Volevo prendere anche quelli a nocciola, però sono andate a ruba questi biscotti. Sono davvero molto buoni. Ho provato quelli là, tipo, se mi sbaglio, è cacao, che è tipo cacao amaro, troppo troppo buoni, quindi li ho presi anche al cocco.
anche di questi vi farò sapere. Proprio poi ho preso le patatine della Nato gusto mediterraneo. Per qui sapete che mi piacciono queste patatine, quindi le ho riacquistate e mi devo avvicinare. Ho preso queste altre patatine della Daily Life gusto formaggio. Sinceramente le ho aggiunte nel carrello perché sapete che a me queste patatine hanno fatto letteralmente impazzire, quindi anche se non mi piace il formaggio, ho detto vabbè, prendiamole, proviamole. Eccole qui, della Daily Life. Poi per voi, cosa ho preso? Ho preso questa nuova barretta che è una novità, che è la Hippie. Sinceramente me l'aspettavo più piccola, invece è una bella barrettona da 70 grammi. Gusto... cookies double choco. Eccolo qui. Non vedo l'ora di provarle. Hippie, l'ho detto? Sì. Poi ho preso queste qua. Sinceramente mi ispiravano troppo. Sono tipo dei come si chiamano? Dei plum cake ripieni del tubo bombo. Eccoli qua. Super morbidi. Sinceramente le ho voluti provare per provare qualcosa di diverso, quindi vi farò sapere. Questi sono ripieni con la crema. Ci sono in due gusti, mi sbaglio, anche quelli ripieni al cioccolato. Poi ho preso, giusto per non farci mancare i fiocchi per i biscotti, questo nuovo gusto, eccolo qui, gusto cappuccino di MG. Sapete che io mi sono trovata bene con il gusto cookies e quindi ho voluto prendere anche cappuccino. Eccolo qui, anche di questo un bel chilo, quindi sto bene per un paio di mesi, posso sfornare biscotti dalla mattina alla sera. Poi ho preso patatine, queste qui alla paprika, sempre della Daily Life. Sinceramente io mi trovo bene anche da portare a scuola, sono comodi. Poi ho voluto prendere della Felling, eccole qui, è un sandwich cacao. Anche questo solito discorso da portare, oppure la mattina nel latte per fare veloce, salvano sempre la vita queste cosine. Mai provate, perciò ho voluto prendere proprio, sono andata proprio a fare gli acquisti mirati. No, quello non mi serve, quello voglio provarlo, voglio, ho preso più novità, più cosine che dico mi può servire, mi sono contenuta, mettiamola così. Poi ho preso quest'altro qui gusto barbecue perché è davvero molto molto buono. Poi ho preso scatola svuotata, oggi non riesco a parlare perché ho preso questo Panchoc Fit della Rima. L'ho provato una mattina e devo dire che è molto molto buono. Non l'ho farcito, ho messo il topping sopra perché non lo riuscivo a tagliare, che infatti come potete vedere, cioè, è sottile, però devo dire che riscaldato in forno giusto quei 5 minuti era spettacolare. Andiamo con il secondo pacco. Allora, vabbè, queste non sono mie, sono delle Real Whey 100% Whey Protein, sono delle proteine a stracciatella che, vabbè, mi è stato ordinato da una ragazza, quindi mi trovo a fare l'ordine e io l'ho preso della Prozis. Poi un altro pacco di farina, ve l'ho detto che non potevo lasciarle lì, e però mi ispirano anche biscotti al burro, donuts, le prenderò tutte. Questo qui è Turon Black Max. Comunque deve essere tipo torrone al cioccolato fondente, mettiamolo così. Ed è una farina come quella di prima. Non vedo l'ora di provarla. Ho voluto prendere un po' i gusti particolari perché comunque sto piena ancora di farine. Però ho detto no, queste le devo prendere, almeno due proprio più particolari. Infatti ho scelto loro due. Poi, ultimi due prodotti, sono due golosità. Ho voluto prendere della Carb Killa questa barretta gusto cioccolato fondente e raspberry. Cioè, a parte che la confezione è stupenda, partendo da questo. Quindi mi mancava questa da provare, ho detto no, la devo prendere. L'altra volta pure la volevo prendere, solo che non c'era. Oggi è caduta. E poi, come ultima, ho preso queste barrette Smart PHD. Eccola qui, cioè è enorme, non me l'aspettavo così grande. Ed è gusto caramel crunchy. Eccola qui.
E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente ne seguiranno altri. Tutti questi prodotti ma che è oggi? Li proveremo insieme in un video, ma anche su Instagram. Quindi mi raccomando, seguitemi là. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!